come ci siamo già detti anche ieri, la situazione è che vediamo in questo Parlamento un Partito Democratico che sembra un po' Dr. Jekyll e Mr. Hyde, che cambia a seconda delle situazioni, che poi insieme al PDL, al Popolo della Libertà, diventa poi un Frankenstein unico di tutta una situazione che ha del paradossale. Allora, noi abbiamo saputo dal Ministro che nel giro di 2 anni ci saranno 6.000 persone circa che staranno fuori dalle carceri. Già solo questo dato farebbe capire in maniera semplice che cosa vuole fare questo governo e quello che vuole fare questa maggioranza. Allora si dice il cavillo, sento altre colleghe che fanno gli avvocati, anche qui ieri la cancelliera ha detto la lobby degli avvocati. Grazie. Onorevole Russomanno, per favore. Mi sento un po' indifeso, Presidente, mi faccia la capisco, ma ci sono io a garantire la sua libertà di espressione. Mia mamma ogni giorno mi dice: Gianluca, fai il bravo, ma fatti difendere. E io sono qua in questo Parlamento perché, voglio dire, anche la lobby degli avvocati, no? C'è, l'ha detto anche il Ministro ieri, la lobby degli avvocati, poi c'è la lobby dei magistrati, poi c'è la lobby di quelli che devono difendere i poteri forti, insomma qui è tutto pieno di lobby, ma vogliamo pensare ai cittadini o pensiamo alle lobby? Pensiamo a difendere i cittadini, sì o no? Questo Parlamento deve fare questo tipo di cose. È evidente poi che quando sento le donne parlare veramente... Ma perché volete votare questi provvedimenti? L'8 marzo, quando c'è la festa delle donne, chi vota questi provvedimenti? Non vado poi in giro con la mimosa, dovete andare in giro con le ortiche, perché voi non è che fate un servizio alle donne, andate contro le donne. Non vi fate belle, non vi mettete il profumo, la cipria e state tutte belle con il parrucchiere e poi fate dei provvedimenti contro le donne che non sono quelle come voi, sono donne che stanno in mezzo alla gente e voi vi dovete vergognare di queste cose, così come si deve vergognare, siccome deve vergognare il partito lì dell'Ecologia e Libertà che, visto la cosa di Taranto, si può parlare di inquinamento e disoccupazione, non di Ecologia e Libertà, che vota sempre con il partito di Berlusconi. I vostri elettori lo devono sapere, che voi siete nella giustizia uguale a Berlusconi e non andate a cercare i voti da altre parti. Voi comunisti, e vi vergognate di esserlo, farce, martello, mirtillo, come vi chiamate, dovete essere in grado di fare le vostre cose e andate a studiare a Cuba su queste cose, come vi ho detto ieri. Quando si parla di giudici, guardi che c'è uno che trema là, Presidente, sta tremando, non so se per le mie... Prosegua, onorevole Bonanno, per favore. Ho capito, io guardo lei, però vedo uno che trema, mi preoccupo. Lei guardi la Presidenza. Quando sente parlare di Berlusconi si... Prego, prego, onorevole Bonanno. Dicevo, sui giudici, quando parlano, ma la discrezionalità dei giudici, ma io in televisione ho sentito tante volte i giudici che quando c'è una sentenza o un provvedimento particolare dicono sempre la stessa cosa: noi applichiamo la legge, le leggi non le facciamo noi e quindi prendiamo spunto da chi legifera. Qui è la stessa cosa, se noi diamo la possibilità di allargare le maglie della giustizia, i giudici cosa fanno? Se il Parlamento decide che vuole meno gente in carcere, i giudici applicano quello che dice il Parlamento, è logico, quindi in realtà tutti fanno il Ponzio Pilato con un risultato finale, i delinquenti a casa a guardarsi la tele o a evadere dalle proprie abitazioni perché gli extracomunitari, secondo lei, ma che cosa gliene frega di rispettare la legge che non ha niente da perdere? E dove sono la polizia e i carabinieri che possono andarle a controllare? E poi c'è un altro aspetto molto serio, la spesa. Non c'è copertura di spesa, così come non c'era nella convenzione di Istanbul la copertura di spesa, e quindi voi siete tutti conniventi che fate i provvedimenti senza neanche la copertura di spesa. Anche in questo provvedimento non c'è la copertura di spesa, perché non si mette un soldo in favore delle forze dell'ordine che devono andare a controllare i delinquenti. Quindi voi fate provvedimenti senza avere la copertura di spesa. Siete veramente delle persone che portate pena, non pena per il provvedimento, siete penosi, vi dovete vergognare di quello che onorevole fate. Bonanno, onorevole Bonanno, gente, onorevole Bonanno, onorevole fate. Bonanno, argomenti gentilmente senza offendere. Senza grazie. Provvedimenti di spesa è un provvedimento penoso. Ah, ecco, adesso bugiardo, sì.
perché comunque si fa una cosa senza avere neanche un centesimo e si procrastina sempre tutto con il risultato che i delinquenti escono. Questo è un paese. La ringrazio, onorevole Bonanno. Al di fuori, scusa, grazie. Chiudo, prego, Presidente. Chiuda però. È un attimo. No, un attimo è finito, deve chiudere. Allora, dico che al di fuori del nostro paese più vedono questi provvedimenti e più delinquenti vengono a casa nostra.